grazie per la vostra missione, grazie per quello che svolgete, grazie anche per il San Marco d'Aquino. Prego, sindaco. Attestato di benemerenza a Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per il meritorio lavoro che svolge con alto senso del dovere al servizio del popolo italiano. Brevissimamente volevo ringraziare per la benemerenza che è stata attribuita al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le parole espresse in questa giornata così importante. Noi come Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siamo presenti ad estrinsecare sul territorio una moltitudine, una varietà di interventi, non soltanto quelli così drammatici ricordati dal sindaco, però tutti sono accomunati dal fatto che chi ha bisogno può rivolgersi a noi e noi arriviamo. E sotto questo profilo ci sentiamo assolutamente in sintonia con questa giornata della solidarietà. Desideravo poi ringraziare tutti gli intervenuti, a partire da Sua Eccellenza il Vescovo Emerito di Cosenza, il Vescovo di Lamezia, i sindaci, e volevo significare ancora che effettivamente con tanta difficoltà ma anche con tanta passione siamo riusciti ad arrivare a quello che oggi è la giornata in cui presentiamo questo nuovo presidio che sarà attivato a giorni su Martirano Lombardo, presidio a garanzia di sicurezza di un territorio vasto e che ha bisogno di una nostra presenza. Sono tutti vigili volontari, quindi prestano la loro opera al bisogno radunandosi presso la sede che il comune di Martirano Lombardo con tanti sacrifici è riuscito ad approntarci. Grazie ancora e buona giornata.